Santo. Dai grazie al Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Nella messa di oggi preghiamo Maria Punti da Don Franco e Piera, in onore alla Madonna di Guadalupe e della sua festa. Allora ricordo la prima volta che sono venuto qua a Pendini, era Don Omar Parroco, e allora ci ha invitato e noi eravamo in seminario, siamo venuti con il seminario, non so se vi ricordate qual è il coro, vi ricordate? C'era Don Omar. Allora siamo arrivati qua e ci siamo trovati con questa chiesa nuova, che è stata una sorpresa. E poi la seconda sorpresa fu sentirmi cantare in spagnolo. E che io pensavo che eravate messicani, perché davvero, ma no, sono messicani. Pensavo che era un gruppo che aveva portato Don Omar o in parrocchia, e no, che eravate proprio voi. Allora ricordo molto, molto. E poi siamo andati, ci ha invitato a una cena molto buona, e forse arrivato siamo andati, mi sembra che era arrivato. Allora lo ricordo con molto. Quanti anni sono, ormai sono passati? Non di più. Don Omar era qua, io ero in seminario, sei regione, 12 anni più o meno, sì, più o meno. Allora diciamo questo benedire davanti al Signore, vedete che poi il Signore ci ha regalato tante cose nella storia, tante cose belle, e tante volte noi le dimentichiamo quando c'è qualche problema, dimentichiamo tutte le cose belle che il Signore durante la nostra storia ci ha regalato. Per quello siamo nel giorno del Signore, per ricordarci dell'amore e della volontà di Dio durante la nostra vita. Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino. La pace del Signore sia con voi. Rivolgiamo il nostro cuore verso il Signore e chiediamo di avere misericordia di noi. Signore, tu che sei venuto a visitare i poveri, Signore pietà. Cristo, che sei diventato piccolo, umile, affinché tutti si possano avvicinare a te. Cristo pietà. Signore, tu che ci hai regalato il dono natalizio e la pace, Signore pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Prega. Guardo Padre il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Ascoltiamo la parola. Mi chiameranno Beata. La mia...
soccorse Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Santo Natale, questa potenza non esisterebbe.
questa festività del Santo Natale al punto che non esisterà più. Cominciamo a togliere il significato, togliere la sua significazione spirituale di pace, di luce, di povertà, di umiltà, del Dio vicino. Cominciamo a svuotarlo. E dopo che sarà vuoto, si toglie, molto semplice. Allora vediamo tutte le difficoltà che ci sono adesso perché le famiglie si trovano. È vero che c'è una impronta per la salute, ma non soltanto esiste la salute del corpo, esiste soprattutto la salute dello spirito. E se lo spirito è malato, vi assicuro che anche il corpo è malato. Malato di violenza, di egoismo, malato di chiusura, malato di violenza, è malato. Dove c'è lo spirito malato, c'è anche il corpo malato. C'è una famiglia malata e c'è un mondo malato, semplice. Dove c'è la salute spirituale, esiste una persona sana, una famiglia sana e una società sana. Pertanto diamo al Signore proprio quello che dice il Vangelo, di essere noi testimoni della luce. Non sono io la luce, ma noi rendiamo testimonianza alla luce. Allora un segno esteriore piccolo che costa niente, mettere una luce che si vea dalla strada, brillante, che si ricordino che sta succedendo qualcosa di importante. Tante persone sono nel buio in questo Natale, nel buio del lutto familiare, persone che hanno perso e vogliono, ah no, che erano vecchi, sì, erano vecchi, ma intanto il coronavirus ha dato un bel spintone. Forse quelle persone ancora per uno, due o tre anni ancora sono stati con noi. Ah, noi erano malati. Tutti siamo malati. Il coronavirus ha dato uno spintone. Pertanto tante famiglie sono in questo lutto, in questa Natale non sarà bello. Perché c'è la nostalgia di un caro, di una cara, che era vicino a noi e che non c'è più, o amici nostri, o persone che abbiamo conosciuto nel nostro paese. Pertanto deve essere un Natale proprio più sereno, affinché questa serenità nostra possa raggiungere a coloro che hanno bisogno della serenità nel proprio corpo e attendere proprio i doni natalizi. Il primo dono natalizio e la luce e la pace. La luce, quella stessa luce che va a prendere ai maghi da lontano e li porta a vedere Gesù. Quella luce che è capace di illuminare le tenebre dei pastori, annunciargli una grande gioia. La luce di vedere Dio con noi. E la luce della vita eterna. Quando uno non crede nella vita eterna e la mette soltanto come una possibilità, ma forse ci sarà. Quando, attenzione, negare la vita eterna è negare l'esistenza di Dio. Quando io ho dei dubbi sulla vita eterna è perché in realtà ho dubbi sull'esistenza di Dio. Perché l'esistenza di Dio ci dà la sicurezza che questa vita non è l'ultima. Abbiamo una casa costruita da Dio nel cielo, che ha tante stanze, tante abitazioni. Dice, se no fosse così, non più lo avrebbe detto. La vita eterna e l'esistenza di Dio vanno della mano. Quando io comincio a dubitare sulla vita eterna è perché già ho cominciato a dubitare dell'esistenza di Dio.
rinforzare la nostra fede. Per quello è stato Natale, per rinforzare la nostra fede. Che oggi perché ci aiuti a camminare in questo tempo verso la luce, quella luce che la notte di Natale, il giorno di Natale, ci illuminerà e ci darà la pace. Sia lodato Gesù Cristo. Professiamo la nostra fede. Credo in solo Dio, Padre potente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose che ci vivono. Credo in solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Sappia anche revestirsi come l'altro
affinché l'altro non si spaventi di noi. Te lo chiediamo tutto questo per l'intercessione di Maria Santissima, la Madre Guadalupe. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Oh,
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Preghiamo, santifica questi doni con la via del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Secondo la tua volontà, perché vivrei nei secoli dei secoli. Vai.
preghiera finale, allora ricordo che questa settimana è arrivato un lampo, non so che avrò una settimana ancora, invece no, cominciamo già la novena in Natale, già questa settimana. Allora sarà alle ore 21 come l'anno scorso, ma i bambini non vengono, perché le catechiste hanno visto che questo anno senza catechismo, meglio le dicono loro, la Udiasco, alle ore 4 fanno l'orario più o meno del catechismo e faranno liturgia con loro separatamente, per riprendere un po' il catechismo perso in questo tempo. Allora pertanto noi alla sera lo faremo più o meno per adulti, insomma, e per noi. Allora mercoledì e ad Aventini, giovedì a Curiasco, venerdì ad Aventini. Martedì e giovedì facciamo una liturgia, cioè una meditazione sul Natale. E al venerdì, al terzo giorno, facciamo la messa. Il venerdì, allora venerdì 18, viene anche Don Paolo Bertini. Pertanto Don Paolo, mentre io faccio la messa e poi continueremo tutti e due, per le confessioni, e chi vuole venire a confessarsi il venerdì 18, allora durante la messa celebro io, Don Paolo confessa, e dopo la messa, se ancora c'è qualcuno da confessare, vengo un po' anche io per la confessione. Quello è il venerdì. Allora, poi se qualcuno manca a confessarsi ancora, domenica, io sarò qui a confessare alle 9:15. Fino a quando comincia la messa, pertanto al venerdì e alla domenica. Poi lunedì 22, martedì 22, lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23. Lunedì liturgia a Priasco, martedì liturgia qui a Bellini, mercoledì messa a Priasco. Lo trovate la cisterna che abbiamo messo la loro pensione. Poi, il giorno di Natale, allora le messe per 24 dicembre, alla mattina alle 19:30, perché senza volerlo avevo fatto la stessa ora, ma l'avevo pensato noi prima, che il Santo Padre, anche il Santo Padre, a Roma la celebra alle 19:30, e a Curiasco alle ore 21, cioè proprio una messa, dobbiamo stare alle 45 minuti, poi ci incopra poco alle 22. Cominciamo a Curiasco alle 21. Il 25 dicembre, giorno del Signore, alla Bellini alle ore 10, a Curiasco, come consueto, alle ore 11, e si aggiunge una messa alla domenica, scusate, al venerdì 25 dicembre. Si aggiunge una messa a Curiasco alle ore 18. Ecco, così questo Natale è un po' strano per i nostri orari, aggiungiamo una messa per dare più facilità alle persone di organizzarsi in famiglia, e se qualcuno forse preferisce stare in famiglia perché il 25 il giorno per fare un bel pranzo o venire la sera a Curiasco, così è il cielo. L'importante è rendere la famiglia, per coloro, non per comodità, questo non è il cinema. Il cinema delle messe, che le mettiamo a tutte le ore, così l'aura che non disturba. La messa non è per non disturbare, la messa è per noi, quindi c'è da niente il disturbo. Se per me la messa è un disturbo, meglio non venire. Allora, perché si fa questa messa straordinaria? Per facilitare la riunione familiare. Quello la faccio, per quello l'ho fissato io, per facilitare la riunione familiare, e non è per cercare che orario non mi disturba, no, non è per quello, per niente, e per così per fare un bel pranzo, per così dire, stare in famiglia, non per dare una data, lo possiamo perdere, e come, ecco, preghiamo. Imploriamo, Signore, della tua misericordia, la forza divina di questo sacramento ci purifichi dal peccato e ci prepari alle feste ormai vicine. Per Cristo
nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. E un buon pranzo.